Sono Claudio Bisio e sto leggendo Favole al telefono di Gianni Rodari. Sono a metà, ma arriverò alla fine, presto. Un vecchio topo di biblioteca andò a trovare i suoi cugini, che abitavano in un solaio e conoscevano poco il mondo. Voi conoscete poco il mondo, egli diceva ai suoi timidi parenti, e probabilmente non sapete nemmeno leggere. E tu la sai lunga, sospiravano quelli. Per esempio, avete mai mangiato un gatto? Tu la sai lunga, ma da noi sono i gatti che mangiano i topi. Perché siete ignoranti. Io ne ho mangiato più di uno e vi assicuro che non hanno detto neanche ai. E di che sapevano? Di carta ed inchiostro, a mio parere, ma questo è niente. Avete mai mangiato un cane? Per carità! Nel prologo, non so come chiamarlo, incipit, no, prologo, direi proprio quella del libro di Rodari, tutto viene raccontato che è una bambina che chiede al papà viaggiatore di raccontargli una fiaba al giorno. Il papà, in tempi di telefoni, non di telefonini, probabilmente di duplex, non lo cita, ma io mi ricordo che avevo il duplex, no? E comunque di costi di interurbane, fa delle telefonate per raccontare favole alla figlia ogni sera, molto brevi per motivi economici, di costi. Tranne, dice, qualche volta quando gli affari erano andati molto bene, che quella sera poteva permettersi, questo per giustificare qualche racconto di 4 pagine anziché una o due. Sono una semplice cifra e qualsiasi numero di 2 cifre mi può mangiare il risotto in testa, ma anch'io ho la mia dignità e voglio essere rispettato. Prima di tutto dai bambini che hanno ancora il moccio al naso. Insomma, abbassa il tuo naso, abbassa gli alvolgibili, ma lasciami stare. Confuso e intimidito, lo scolaro non abbassò il 9, sbagliò la divisione e si prese un brutto voto. Rodari è uno che insegna, lo è probabilmente sicuramente lui, e insegna ad essere affamati e un po' folli, prima che Steve Jobs lo dicesse.